La Starnieri si inserisce in un'idea di ridurre, comunque analizzare e capire la complessità. In che modo? Allora, innanzitutto siamo stati coinvolti in questo progetto che riguardava appunto l'analisi di complessità declinata nell'aspetto di formazione superiore. E l'Università per Stranieri, con il suo corso di laurea triennale sulla sostenibilità, è stata una pratica di questa analisi di complessità, cioè siamo riusciti in qualche modo ad avviare un corso di studi che mette insieme varie discipline, non trascura gli elementi conoscitivi disciplinari che rimangono cardine, però ha tentato di contaminare queste conoscenze disciplinari per dare una visione più contemporanea, più attuale di quelle che sono le sfide che i nostri studenti si troveranno poi ad affrontare nel mondo del lavoro ma anche nella loro vita. Quindi questo nostro corso di laurea è stato preso un po' ad esempio, ci siamo confrontati nelle criticità, nelle potenzialità in maniera molto critica ed è stata un'esperienza positiva con i colleghi della Studi di Perugia che in qualche modo in maniera più teorica sono arrivati a delle conclusioni che noi probabilmente abbiamo messo in pratica in maniera, a loro dire, anche virtuosa. Quindi rimane un modello di analisi o porterà a una collaborazione concreta? La collaborazione già esiste, ci siamo inseriti in questo progetto finanziato dalla Comunità Europea e quindi già c'è una reale collaborazione che non è solo una promessa di intenti, ma è già un'analisi approfondita di quelli che possono essere i temi e le discipline, i contenuti che saranno utili e necessari alle generazioni che vengono di studenti per approcciare appunto il mondo contemporaneo in maniera interessante, soprattutto invogliarli sempre di più anche nell'ambito della sostenibilità culturale, cioè di iscriversi all'università, di studiare anche nell'età diciamo che viene dopo la scuola superiore, di continuare a credere ancora alla cultura e alla formazione come grande strumento di libertà e di conoscenza di un sistema che non è solo per trovare lavoro ma anche per essere un cittadino e una persona più competente e più utile in senso positivo di questo termine a quelle che sono le sfide più attuali.